Partiti i lavori di riqualificazione del parcheggio nel piazzale di Via del Risorgimento. L'area di sosta, che sorge a fianco del commissariato di polizia di Fano, sarà oggetto di un profondo intervento di rifunzionalizzazione che permetterà di ospitare 88 posti auto collocati a forma di pettine, a cui si aggiungeranno quelli destinati ai ciclomotori, bici e quelli riservati ai disabili. Il costo dell'intera opera è di 400.000 euro, mentre la conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2022. Stanno lavorando da qualche settimana, in cui hanno fatto già una predisposizione del sottofondo, stanno installando i cordoli dei marciapiedi. Ad oggi hanno chiesto, diciamo, una sospensione perché periodo di ferie, anche per approvvigionamento dei materiali che dovranno arrivare in questo momento di agosto, non arrivano, quindi è l'occasione per fermarsi e riniziare poi fine agosto, inizio settembre il cantiere. Ricordiamo che questo parcheggio avrà 88 posti auto, sarà alberato circa 32 alberature, quindi che faranno ombra a questo parcheggio, quindi sarà molto verde. Il parcheggio sarà gratuito, quindi non metteremo a pagamento con le strisce blu questo parcheggio. Inoltre abbiamo deciso di collegare direttamente il parcheggio ai passeggi, quindi ci sarà un ingresso in più dei parcheggi circa all'altezza del ponte, in modo da favorire anche l'accessibilità da questo parcheggio verso il centro storico. Quindi dal parcheggio si accederà dentro i passeggi verso il ponticello, quindi verso il centro.